Al Teatro Sistina il 12 dicembre debutta My Fair Lady con interprete, fra gli altri, Luca Ward, che noi abbiamo qui con noi. Luca, buongiorno. Buongiorno. Un'opera importante, leggera, ma comunque complessa. Qual è stato l'elemento più difficile e l'elemento più divertente? Ma credo che forse la difficoltà sia concertare un po' tutto, perché è uno spettacolo che ha tanti cambi di scena, cambi costumi, cambi proprio di situazione. Io canto sette canzoni, con dei dialoghi molto molto complessi, molto difficili. Poi qui non c'è l'orchestra, qui c'è la base musicale, che se perdi un tempo quella se ne va e ciao ciao. Quindi credo che sia stato quello, però poi in effetti abbastanza semplice. Luca, tu sei un doppiatore di lungo corso, una voce, un classico delle voci del cinema italiano. E qui è un'opera nel quale l'importanza del linguaggio viene sottolineata. Quanto pensi sia importante la parola nella vita delle persone? È tutto. Primo perché usiamo la voce, che è un miracolo, molto più dell'immagine. La voce è molto più forte dell'immagine. La voce può veramente, con la voce noi abbiamo la possibilità di addirittura di veramente di plasmare delle persone, di farli cambiare completamente atteggiamento. Guardate quello che è successo, no? Durante l'epoca del fascismo, Hitler, questi sapevano parlare, questi ci studiavano su come parlare alla gente. Pensate, dei demoni, no? Che sono riusciti poi a trascinare intere nazioni, non 100 persone, milioni. Quindi noi abbiamo un potere gigantesco, però per fare questo, cioè non per fare, attenzione, quello, per carità, però per riuscire ad essere padroni bisogna conoscere l'etimologia delle parole e quindi per dare la giusta importanza. È importantissimo saper parlare ed è proprio, ti dà una marcia in più. In qualche maniera quest'opera, in modo lieve, ma porta avanti il vecchio mito della trasformazione. Ma esiste questa possibilità di una rinascita, di un nuovo corso, secondo te, veramente nella vita? Assolutamente sì, perché non è detto che dietro appunto una persona che fa magari un mestiere nobile ma umile, non si nasconda un cervello. Magari quella persona non ha potuto studiare per vari motivi, perché non aveva i soldi, perché non aveva le possibilità, è cresciuta in un ambiente un po', diciamo, rustico, no? Però non è detto che magari dietro ci sia una genialità. Quante volte ci è capitato di conoscere persone a 60-70 anni che poi, no, dice, ma io facevo il contadino con mio padre, c'era un piccolo campo. Dico, come sei diventato industriale? Ah, niente, ho cominciato a leggere. A leggere cosa? A leggere libri. Mi sono istruito. E poi è partito. Luca, di questo personaggio, qual è l'elemento che ti ha colpito di più? Ma la cosa strana è la sua mania, cioè lui è maniaco proprio per l'ordine soprattutto e per il sapersi comportare, il saper parlare. Però poi è anche uno molto fisico, è uno che non sa ballare, è uno che non balla manco il valzer, che per l'epoca era un po' impossibile per un uomo. È bello il suo rapporto soprattutto che ha con questo colonnello più grande di lui, che è Enrico Baroni, che interpreta questo Pickering in maniera eccezionale, che diventa un po' un suo confidente anche, no? Quindi c'è questa differenza di età e la facciamo anche sentire, perché Higgins, sì, molto consapevole, molto forte delle sue certezze, però poi la saggezza, no? Le persone più grandi, le persone più. Grazie a Luca Prego. Ward.